Sabato prossimo anche Fano celebra la Notte dei Musei, che valorizza le opere esposte nel Palazzo Malatestiano. Ebbene, questa occasione viene poi incrementata, per quanto riguarda il suo lavoro, dalla partecipazione anche delle scuole, degli studenti e anche della musica. Sì, un'iniziativa per far vivere sempre più il museo. Il museo deve diventare un luogo vivo attraverso una nuova progettualità che sarà presentata a giugno e che prevede la realizzazione di nuove aree laboratoriali. Lavoriamo su quello. Nel frattempo, grazie all'incontro con le scuole, l'incontro con i Fano Jazz, dalle 21 alle 24 il museo si riempirà di musica, di persone, e sarà una festa bellissima. I ragazzi ci mostreranno come vengono utilizzate le tecniche pittoriche. Poi saranno aperti luoghi della cultura solitamente meno accessibili, come ad esempio la chiesa di San Francesco, bellissima chiesa scoperchiata che abbiamo e che è un luogo meraviglioso, ma soprattutto sarà aperto il San Pietro in Valle. Sarà possibile affacciarsi dal portone, purtroppo ancora per motivi di sicurezza l'ingresso non è permesso, e nell'attigua Saletta Anolfi sarà possibile vedere un video che racconta le meraviglie di questo luogo della cultura che stiamo recuperando. Professor Tosti, che cosa ci proporranno gli studenti quest'anno? Quest'anno, diciamo, lo standard rimane lo stesso, ovvero il confronto con le opere che sono presenti al museo e alle collezioni, che partono dalla pittura, la scultura, la realizzazione di oggetti artistici in metallo prezioso, e quindi questa è la base. Poi ci siamo concentrati quest'anno su l'invito a partecipare a ragazzi di età inferiore, quindi porteremo diversi ragazzi delle classi seconde, quindi 14-15 anni. Andremo a lavorare anche sul digitale, quindi sarà la sezione di design e di architettura che lavorerà anche sulla riproduzione e reinterpretazione di alcuni soggetti che ora non vi dico, presenti all'interno dei quadri, fino alla manualità della scultura, alla comprensione della tridimensionalità, alla lavorazione dei metalli, tante cose. Sarà una serata ricca. Abbiamo qui con noi Ippolito La Medica. Che cosa ci proporrete, Ippolito, per questa occasione? Suoneremo standard, jazz molto conosciuti, in modo che la gente possa riconoscerli e sentire delle melodie note anche nelle nostre interpretazioni, e quindi sposare la nostra musica alle opere d'arte che sono all'interno del museo e anche a quelle che comporranno i ragazzi che frequentano questi laboratori. Quindi non una musica da sottofondo, ma una musica protagonista che si aggiunge al valore dei quadri e delle visite. Vi aspettiamo sabato 13 qui ai Musei Civici dalle 21 in poi.